Ok, credo sia ripartita. Fai che vedi? Ah sì, l'ha ripresa, no? Da 15 minuti. La vedi? Antonio? Domenico. Non mi rispondi, brutta merdone. Aspetta che n'avevo, aspetta. Il bitrate Sì, lo vedo. come? Ma dice Lei è stato. sempre lì sul tasto disabilità. Dai, Che vuol dire? Allora aspetta. si sbrighi, vada avanti a giocare. Sto vedendo un attimo che Twitch è andato a puttane. Niente, me l'ha Ti startata rispondo come così. nuova. In Me l'ha startata come nuova live, mannaggia la puttana. Ho che senso? già mi è successo con l'altra parte di Crash. Senti, io arrivo che devo fare un attimo una cosa. Tanto tu devi prendere le gemme. Quando hai finito, nel caso non fossi ancora tornato, vai in quella caverna che ti indica il gioco. Ma non ho capito che. Aspetta. Ah, ok. Tutto ha più senso ora. Già. Si sbrighi lei. Quello che mi chiedo è, la live si vede bene, sì? Anzi, qui si trovano facilmente. Abbastanza bene, bene. No, mi dà fastidio che si annulla e si ricomincia una nuova live. Visto che io lo potrei skipparlo completamente. E gli bassi servono solo da tramite. Ma ecco altre due. Vaffanculo. Fanculo. Sì, ma lei perché se ne va? Cioè può rimanere? Ma certo, non si permette. Hai intravisto la gemma sotto? Sì, quella verde. La prendiamo subito dopo aver preso questa in alto. Monos. Oh, non capisco io con quale culo non cado. Cioè, è rischiosissimo perché le piattaforme sono piccolissime. E praticamente davvero, due me ne restano. Vabbè però. Stia attento, mio buono. Ciao Hermes, buonasera. Buonasera carissimo.
ho cambiato postazione, posso parlare normale, non a gridare, però almeno non a bassa voce. E niente, ho cambiato postazione, ho il computer nel salotto, prima era in uno stanzino. Ok. Ne resta solo una. E dov'è l'ultima? Se possiamo evitare i glitch anzi sarebbe meglio. Quali glitch? Sì, ma mi resta una gemma, dove la trovo? Non vorrei che ci fosse qualcosa in basso. Allora, lì l'ho presa. Ce ne sono altre qui in basso? C'è un pulsante segreto lì vicino, dove eri? C'è la gemma verde. Nel senso che sì, questo livello si può skippare con il trucchetto, ma sarebbe meglio di no. Al fine di rovinare l'esperienza. No, ma infatti io voglio farlo tutto il livello. E dov'è sto pulsante? Mamma mia. Ah, ecco. Si sblocca. È sbloccato? Ah, eccola. Minchia. Eccomi qua. Ben detto, no. Sì, no, è giusto che si faccia tutto. Tranqui, tranqui. No, ma Antonio ha detto che si potrebbe skippare. Non mi ha detto di skipparlo. No, ma io poi non ho detto di skippare il livello, io ho detto che si può skippare nel senso che si può passare al successivo senza prendere le gemme, cioè che, detto, che passando stai zitto, che passando in quella caverna lui può andare già al secondo, perché i livelli base in questo gioco sono inesistenti, servono solo per le gemme. Che c'entra? Che c'entra? Ma c'è la pubblicità, non sente? Ovviamente c'è la pubblicità, che io abbiamo tutte le gemme qui. Poi hai preso tutto? Sì, sì. Boh, vai avanti nella caverna e andiamo già al prossimo livello. Ma nella caverna c'è Tarzan. Certo, è lì che si sta a violentare Jane. Mi dissocio. Anch'io. Ma dimmi una cosa, ma c'è Amedeus là, con i cantanti di Sanremo? Certo. Certo, è lì con Loredana Bertè che la massacrano tutti e 27 a lei. Ci sono i ricchi e poveri pure. Ah sì. Ma lei è più ricco o più povero? È più povero. Però se ci pensi. Si sbrighi, no? Dai. Ok, adesso qui è un altro mondo. Sì, se premi start lo vedi. L'ho già fatto. Lei non è troppo di tardi. Lei ha letto bene, scalate sui cazzi si chiama sto livello. Ma i pipistrelli che cazzo fanno? Le assomigliano. Ma sia zitto. Ad ogni modo volevo dire che questo livello non credo di doverti guidare, perché le gemme le incontri pian piano che vai avanti. Ok, perché questo è un livello che da bambino mi dava parecchi problemi, perché tutto in salita, c'è un livello dove c'è una continua salita eccetera eccetera, quindi le gemme le trovi pian piano, guardati solo. Vabbè, bene attorno, comunque, tanto io che ne sei, ti seguo di... certo, questo sì. Tra l'altro qui ci sono dei nemici di Crash Bandicoot 1. Sì, c'è il sergente Bird. È proprio lui, ingrassato.
Body shaming, mi hai distrutto. Mi hanno ucciso, come si permette? E devi colpirli i sergenti bird, se no fanno da kamikaze. Mi devo iniziare a scaricare la remote del trauma. La reignite. Comunque non so se è il cambio di postazione, ma un pochettino lagga la live. In che senso? Buffera, come si suol dire da voi giovani. E non lo so, Hermes buffera. E certo, perché di me non ti fidi. Devi ucciderli, uccidili i pinguini, se no ti ammazzano, sono fatti apposta. Ma mi ascolti quando parlo, mamma mia. Sembra di... O colpisci con una giravolta. Minchia, mi pare di parlare con un coglione. Stai zitto, per lei... Lei deve stare zitto. Un minimo lagga, stare... ma lagga. E vedi che non... Ma vedi che non sono io cane mancia. Ma non capisco perché. Perché lei è lei che abita. Ma non è cosa vuol dire. Poi sempre ste pubblicità che partono in sto minchia di canale. Ogni minuto, questo guadagna più i Ciccio Gamer. Ma che cazzo di. Certo. Non è Twitch. E adesso la dai. Ma poi lei prima mi ha scritto eccomi puttana, manco puttana, puttana mi ha scritto. Siccome a me lagga Hermes, guarda per le gemme, visto che sei un pro gamer in questo gioco. Ma come fa a laggare? Sì, c'è gente che... E si vede che non prende internet. C'è gente che ancora segue di Gamer 94. È grave, ragazzi. Io lo seguo per pietà. Ma pigliatelo! Pigliatelo! Mi fa morire che lo fa uguale, Domenico. Sì, ma laghi un po' anche nella voce, proprio laghi tu. Anche nella voce. Ora inizia a laggarmi. Ragazzi, però così mi demoralizzate, come mai ci sono scali? Questo devi vederlo da te. Questi qua sono gli stessi nemici di Crash Bandicoot 1, queste telecamere. La conosci della tele. E certo, se non c'hai acqua è normale che non giochi bene. Se poi tu vai dritto, non uccidi nessuno con la speranza che nessuno ti colpisca, tesoro mio, possono passare di anni, Fammi vedere un po' qua com'è la situazione. E qua dice il bitrate stabile, ma non mi dire che si sono invertiti YouTube con Twitch. Vabbè, torniamo su YouTube. Forse hai saltato una gemma. Ma è del sud. Sì, però senti, vuoi sapere una cosa che io voglio se... Tu vai troppo avanti veloce e giochi una merda. Perché non ti guardi attorno? Che tante volte le gemme sono dietro dove passi. Cioè tu guardati attorno. Non è che puoi andare... minchia, si vede come guardi. E dov'è sta gemma fatidica? Ah, lì. È lì, minchia, gemma. C'è la tigre. Io devo capire per la gemma. C'è la tigre. Sta un po' fai game over, vorrei dire. Ma dai, un game over. Ih, c'è la tigre. Sei un gay che si muove, quindi sei un gay muove. Qui dovrebbe esserci una gemma qui vicino. Mo ce n'è un'altra qua sopra, mi ricordo che ce n'è un'altra qui in sto segmento. E uccidilo sto... Ma sei indietro, aggiorna la live. C'è la... non si può aggiornare, si bugga ogni minuto sta merda di live. No, ero giusto. No. Vabbè, Hermes, non ti preoccupare. Una volpe.
Non ti preoccupare, Hermes. Poi ti hanno massacrato di botte come a Loredana. E hai detto, ehi, Sta la povera tigre. Loredana mangia l'orecchio completo. Non sa Muori neanche di pistello giocare. di Kibbe. Ma lei mi dissocio. Poi io sono animalista a vedere queste cose. Ih, c'è la tigre. Sì, questo è l'unico gioco dove se tu prendi le TNT o le nitro, anche se hai Aku Aku o l'invincibilità, muori comunque. Ed è una cazzata se sto. A che ti serve la maschera se poi muori con le TNT? Ben fatto. Ih, c'è la tigre. Mi fa ridere dirlo, mi soddisfa, mi fa sentire intelligente, Ti perché so che sto soddisfa. imitando. Credo di aver preso tutto, sì. Mannaggia la puttana. Mannaggia i pinguini, tattici nucleari. Ih, c'è la tigre. Ma non me ne sa. Non ce ne sono più qui. Credo di averli presi No, tutti. dovresti averne tre. Dovresti averne tre. Sì, ne ho tre. Boh. Adesso c'è un filmato dove si sfottono da soli perché c'è Cortex che dice che l'ira di Cortex ha venduto pochi dischi. Davvero? Senti, senti, è pieno di easter egg sto gioco. Loredana ora sembra una fusione tra Gargamella e la maga dei mago. Oh, Madame Tua, tua, tua. Ma è vero che tu sei un amante di Magalli. Zitto che a me piace molto, zitto che c'è il filmato. Ancora no. Si vede bene la live, raga, problemi? Aggiornati. L'assegno è stato respinto, sei sicuro? L'ultimo anno è andato un po' a rilento. L'ira di Cortex non è andata bene come speravamo. Pesce? L'hai capita la battuta? Che Sì. c'è il pinguino che gli pare e lui fa come l'assegno è stato respinto, come se i produttori hanno chiesto dei soldi per fare il gioco. Dice come è stato respinto? Perché l'ira di Cortex non è andato bene come speravamo. E qui c'è un riferimento a qualche film che non ho capito. Non so se è Matrix, non so cos'è. No, nemmeno io ho capito. Non lo so nemmeno io come non sono morto. E qui guadagni un cristallo che non si sa da dove arriva sto cristallo. Però vabbè, Non è comunque vero, i sempre cristalli inutili qui sono inutili. cristalli. Allora, qui ci sono i tubi rossi che sono gli stessi di Crash 1, nel senso i tubi che Sì, bruciano, i quelli stessi sono. del livello, te lo ricorderai. E tu ci butti addosso, giustamente. Lancia ora per tirare gli introduttori. Si torna a giocare in due. Sì. E qui ci sono le altre gemme. Cortex, anche se cade, non muore. Tu uccidi sempre. Anzi, se hai paura di uccidere sti pinguini, lancia Cortex che te li ammazza da solo. Ah, va bene. E poi perché li schiacci? Usa sta cazzo di giravolta. Ti complichi sempre la vita. Non la puoi prendere quella vita lì. Serviva Cortex. Però tu l'hai presa, va bene. L'ho preso. Aspetta. Tua.
per le gemme qui. Ah, eccolo. No, no, sto guardando io. Ah, e Cortex puoi anche tirarlo sulle nitro, tanto non muore. Però ti ricordo l'attacco più forte del gioco, che tu non hai mai usato, che è fare la giravolta e premere quadrato, così lanci Cortex non in alto ma dritto. Giravolta e quadrato. Sì, lo lanci senza saltare. Ah, ho capito. Lo lanci dopo che hai fatto la giravolta. Quello è utilissimo perché serve un sacco. Aia, brutta puttana. Aspetta, ecco. Ecco. Benissimo. E come lo prende mo? Ma cosa? Quella gemma. No, devi attivare un pulsante. E dove lo trovo? Ah, lì. Mio Cortex, ma tutto bene nella live? Sì, ma quante gemme ti mancano? Due. Ok. Cortex. Il fatto che il cristallo fosse in mezzo a Crash quando cadeva era una strana coincidenza. Si è buggato corto. Adesso va bene. Tipo non... qua, lancialo. Qua, non lo lanciare come lo lanci sempre. Fai quadrato più cerchio, che è più comodo. Devi imparare a giocare bene, però. Sì, sì, no, ho capito come si fa. Mi devo abituare a questo nuovo attacco. Sbrigati. Bravo, così. Quindi mi resta solo una gemma. Ok, adesso tra un po'. Sì, dovresti trovarla ora. È abbastanza fastidiosa, nel senso che devi lanciare Cortex in uno specifico punto. Vediamo. Ma lei ce la farà, che lei è bravissima. Sì, devi lanciare Cortex sul pulsante, quello che fa attivare le altre casse, quello col punto esclamativo. Quindi devi lanciarlo mirando proprio in quel punto lì. Deve atterrare su quella cassa. Hai già capito. Wait, what do? Wake up. Why you? Why you? Sbrighi. Ma lei dov'è in questo momento? Metti un attimo pausa e rimetti il gioco solo per capire quanto ho di ritardo. Sono un po' in ritardo. Comunque qui ti consiglierei di fare quello di quadrato e cerchio, perché lo prendi più facilmente. È che lei non mi ascolta. No, però non lo prendo la stella. Perché tu non sai giocare, quello è un altro problema. Guarda. E devi andare di mira, ma poi mettiti un po' più indietro, razza di Loredana Bertè. Mi fa ridere che lancio Cortex così. Ma lei c'ha il mal di gola, vuol dire che lei ha inghiottito. C'è stato un brutto vento qui. Certo, se... da lei c'è tutto, pandemie, venti, tutto nel suo paese. Anche nel suo. Nel mio paese non c'è niente. Attivato. È incredibile, vuoi un Oscar? Sì, voglio un Lady Oscar. Sbrighi tutte ora. Le gemme del sud adesso. Ora dobbiamo prendere quello. Adesso c'è un bel adesso c'è un filmato tra poco. Ah, e poi c'è un livello che non si può fare tutto al primo tentativo. Però tu con Save State ce la farai. Però io non mi ricordo dove devi andare per le gemme, quindi informati. Cioè, quindi, no, informati. Quindi, mi raccomando, fai Save State in continuazione. Nel prossimo. È quello della discesa, che cadi con Cortex nella discesa. Sì, ho capito. Tipo quello, quello che dà la musica al trailer, tra l'altro. Pam, pam, param, 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 param. Però prima c'è... Prima c'è... sì, è un livello completamente nuovo, ce n'è 6. Aspetta, che mi dice 0 kilobyte. È come se la linea va
si stop e si riprende. Ora c'è... Sì, ora c'è un amico tuo, c'è un filmato. Tra Cortex e il nano mezzo morto di Evil Dead Regenerate, mi chiedo chi piange di più a fine gioco. Chi pianga? A lei vi si vede, sì. Ogni volta mi scagozzo. Hermes, dici tanto degli spoiler e poi sei il primo che li fai. Ok, vediamo. Libero di nuovo. Ma lui che ci fa qui, Uka Uka? Potente Uka Uka. Infatti non ha senso. Come fa ad essere qui così? Oh mamma, è possibile. Ah, perché era nel ghiaccio con Cortex all'inizio. Non so se baciarvi o uccidervi. Io ho sempre amato un sacco la voce di Uka Uka in questi giochi della Play 2. E di chi era? Di Antonio Paiola, mi sembra. Comunque, no, in realtà ha un senso che Uka Uka è qui, perché se non erro lui, Cortex, lo diceva il manuale di gioco, Cortex si è scongelato prima di Uka Uka e ha rinchiuso Uka Uka qui dietro il suo laboratorio. Se non erro è una cosa che almeno è spiegata. E niente, qui c'è Uka Uka come boss, un boss abbastanza del cazzo, nel senso che devi solo lanciare Cortex nelle leve e poi appare un pulsante e tu devi attivare il pulsante quando lui è su uno dei cosi, così si brucia. Ho visto. Mi è finito, mi piace questa parola. No, l'ho fatto. Ma io l'ho già... Sì, ma poi comunque io l'ho spiegato, l'ira di Cortex finisce con loro su un iceberg, quindi ti fa intuire che si congelano prima o poi. Come ma non puoi lanciare... Guardate, sì, ma devi cambiare... Sì, ho capito. Ma non mi pare, non capisci un cazzo, ti vai a schiantare sull'unico pezzo di ghiaccio rimasto, per di più. Ma se zai... Ti butti di sotto, non capisci manco chi duca vai a giocare. Ma tu lo conosci, Gesù? Certo, minchia, tutte le sere tutte le sere prego a lui prima di entrare in sto minchia di canale. Guarda qui come... E ti vai a buttare proprio su ghiaccio. Ti devi mettere da un'altra parte. Ih, c'è la tigre. E ci vai addosso. Ci pare che ti piace morire a te. Che ci vai addosso, lo abbracci. Sì, mi piace. Inizialmente questo boss doveva essere solo un golem di ghiaccio. E poi hanno fatto Kouka. Poi ti do un consiglio, quando ti fa la cosa del ghiaccio, tu basta che ti metti al centro, perché tanto fa a cerchio quell'attacco lì. E poi se tu ti butti con Cortex compreso, un bello pacchetto fai. Ma Cortex perché ha la testa gialla? E che è successo? Perché adesso cos'è apparso, Crash 2? No. È però tipo il gole. Guarda! Perché è slitto verso di me? Non lo so. Interbandato. È bellissima sta cosa. Lì c'è la tigre. Ritornerò! Uka, aspetta! Un male più potente del tuo minaccia di distruggere il mondo. No! È compito mio! Acqua, Uka Uka. Sì, siamo solo due maschere magiche. Unisciti a me, alleati. Sbaraglieremo questa invasione del male. Amo le sfide. Accetto. Sarà divertente. I fratelli Aku Uka, di nuovo insieme. Vieni! Cortex diventa giallo da dopo la trilogia originale, se ci fai caso. Perché non era giallo pure prima? Infatti. A me la live si è bloccata, non so dove sei. Come si è bloccata, nonna? C'è una puttana. Vieni! Allo Psychetron! L'ha detto?
Quella è una delle frasi più epiche del gioco. Vieni allo Psychetron! Che poi che cosa cazzo vuol dire Psychetron? Forse si è preso di letterizia, per esempio. Parla italiano, Hermes, che Domenico qua già tanto che capisce il calabrese. Stia zitto. Stia zitto lei, Zoccanopoli. Che tutti i suoi fan stanno lì, c'è il fan club lì. Tutte sì. Donne che baffi che vanno a parlare per Bossia. A te piace l'andura? Certo che mi piace, soprattutto se di Spearing. Ok, adesso torniamo, siamo nel livello già fatto, però da sopra, cioè siamo nel laboratorio. Mazzo, quindi sei perché tutto sto... Perché, esatto, vedi la parte dove eri sotto. Il fatto qual è che tu non segui i filmati del gioco, quindi non capisci, ma io lo dico a chi ci guarda che capisce. Praticamente, noi abbiamo fatto tutto sto giro perché Cortex non trovava le chiavi per entrare. E quindi noi abbiamo dovuto fare tutto il giro, diciamo, manuale, e siamo qui sopra. E questo è il punto... No, è alla fine del gioco. Qui passeremo la maggior parte del gioco, nel senso che questo laboratorio sarà il luogo dove noi, da dove noi partiamo per i prossimi mondi, ok? Ho capito. E quindi tu avrai sempre tutte le zone qua sopra, e se vuoi tornare al primo mondo c'hai la barca sotto. Ho capito, quindi questa è, diciamo, la warp. Ricchezze oltre ogni immaginazione. Ricchezze? Ricchezze? Che problemi hai? Perché parli sempre di ricchezze? Inizialmente il laboratorio doveva essere il loop di selezione dei livelli in stile Crash classico. Dovrei. Ci hai rovinato la vita. Sì. Quindi praticamente il primo mondo, però quando... è stato, diciamo, più un mondo tutorial. Sì, però se tu... No, perché poi è cambiata idea. Comunque, infatti qua non è una vera e propria warp room. Nel senso che adesso tu in un mondo ci arrivi con la mongolfiera, in un mondo col teletrasporto, lì c'è la barca, quindi hanno poi optato per l'open world. Però io ti do un consiglio. Siccome a me da telespettatore dà fastidio quando si parla sopra i filmati, io le consiglierei che quando c'è un filmato ce lo guardiamo. Va bene. Ok. Comunque in questo caso non hanno detto nulla. Semplicemente Aku Aku e Uka Uka erano andati a provare a sconfiggerli, ma sono troppo forti. E ora c'è una specie di battle arena. Cioè devi uccidere diciamo finché non finiscono tutti i nemici. Sto cazzo. Occhio perché è buggatissima sta zona. Se tipo vai in certi punti muori elettrificato a cazzo. Ho visto. Ti sbrighi. Sì, ma la finisce di ruttare. Ma allora, vuoi un consiglio? Non usare mai tutto il gioco l'attacco di Cortex che schiaccia con la testa. Usa solo la giravolta perché è inutile l'altro attacco. Ok? No, io ti insegno. Se tu vuoi impari, se no rompi le palle. Come lei quando fa il grafico che mi impara, io ascolto. Lei invece si rompe le palle. Un attimo. Ok, devi averli uccidi. E appare un filmato. Il cazzo! Appare un filmato quando hai finito tutto. E lei usa l'attacco della testa. L'ha visto poi di fondare. Prima che me l'ha detto. Uka e Aku sono stati troppo nerfati in questo gioco. Cosa vuol dire nerfati? Scusami. Mi dissocio. Il nerf penso sia quel gioco del tipo
che si spara con i pallini colorati. Però nerfato. Non solo perché si fanno battere da due pappagallini o beh. Oh no. Mi dissocio. Qua mi dice 10 errori nella live. Non capisco della cancella connessione. Dimentica che ho parlato di ricchezze, ok? Dottor Cortex, cosa combina? Chi sono questi malvagi pivelli? Ho rovinato la vita di così tanta gente, non posso ricordarmi di nerfare è un sinonimo di depotenziare. E okay. Senza cervello. Se lo consegniamo ai gemelli cattivi, magari. Ho capito. Ma mi uccideranno. È un rischio che sono pronto a correre. Crash, sono stato come un padre per te. Ti ho creato, curato. Ho provato a distruggerti. Che ne dici? Con il mio potente intelletto e la tua vacua stupidità saremo imbattibili! Perdi qui! Allo Psychetron! Quindi praticamente adesso è buono. Comunque la voce di Cortex in questo gioco è letteralmente la perfezione. Senza nulla togliere Angelo Cola, ma è proprio un... è proprio un Cortex diverso. Sì. Cioè non è il Cortex dei primi Crash cattivo, qua è un Cortex... No, più comico. Cortex padre dell'anno. Per lottare contro i gemelli cattivi e rubargli le ricchezze. E ripristinare l'ordine naturale delle cose. Con me al vertice. Servono 6 cristalli del potere per compiere il salto e ne abbiamo. Aspetta un attimo, metto pausa. Poi un attimo, arrivo subito. Sì. Sei. Si sbrighi, c'è il filmato. Sì, ma la peggiore è quella di Mago Forest. Mentre giochi con mutanti. Non è abbastanza! È tutto perduto! A me non spiaceva. Perdi qui! Per non rispondermi immagino non riesci a leggere i messaggi. Dicendo. Non li leggi i messaggi della live? No, non stavo proprio guardando. Comunque no, per me Mago Forest sì, tra tutte sì, probabilmente la peggiore, nel senso, però a me non è spiaciuta, Comunque vabbè, allora praticamente adesso niente, bisogna andare avanti perché bisogna trovare potenziamento per, siccome tu non ascolti i filmati, te lo spiego io post game. Devi recuperare i cristalli per attivare sto potenziamento. E ora devi fare uno dei livelli più frustranti e allo stesso tempo belli di questo gioco.
ed è il livello dove Cortex va in un coso di puttane e tipo dice guarda delle tette, dice sono vere, e poi ad un certo punto guarda uno e dice ma tu sei mia madre. Ma che dici? Te lo giuro, ora lo senti. Vai in un locale chiamato Moulin Rouge. Vai in un locale chiamato Moulin Rouge, che è il Moulin Rouge è... Va... Ok, adesso c'è il filmato comunque. È molto porno sto filmato, inquietante, guardalo. Penso che quel Moulin Rouge sia mia madre intendesse che magari voleva allattato. No, no, no. Ah, dove c'è il bicho, mia mare, la collina. La salvezza galleggia sul mare azzurro. C'è un filmato inquietante ora, molto sensuale. Che salpi, ma come? Pensa Cortex Pen. Ah, non è un potenziale. Vedi, c'è lui che gli guarda il culo. C'è lui che gli guarda il culo e tira pure fuori la lingua. Sì, tipo per dire. Allora, save state a manetta qua, perché io non mi ricordo cosa devi fare nello specifico. È pieno di gemme, ma non so se devi andare a sinistra o a destra. Poi c'è un pezzo dove Cortex si gratta i coglioni su una... Vabbè, ora vedi. Allora, ti puoi anche fare il turbo. Consiglio, non usare il turbo. Non so nemmeno come. Perché il turbo è col cerchio, ma il turbo è da pro gamer. Sì, ma sto capendo, dove sono le gemme? È lungo il livello. Ma tipo qua dovevi andare a sinistra. Dovevi andare a sinistra. Ciao Jumpy. Devi andare a sinistra e a destra sempre, lungo le strade alternative. Ma lì non c'era niente, ho visto. Ok, ok, ok. In caso posso rifarlo. Chi che urla? No, non lo puoi rifare, nel senso sì. Ma chi è che ha urlato? Forte. Ma ci sono gemme, perché non devo... È un attimo, è un livello lungo, non è che dura due minuti, eh. Allontanali da me. Via! Via! Allora, già. Ho cambiato postazione, adesso posso pure parlare normale. Tu concentrati su sto livello, che è difficile veramente. Ah, qua Cortex uccide i polli. Abbiamo un cristallo. Me ne sbatto il cazzo del cristallo. Fa molto Sonic. Che poi lui si fa male ai coglioni quando passa sui tubi. Vedi che fa che gli tirei sui coglioni. Povero. E sto gioco è pieno di doppi sensi. Addio alle palle di corte. Ho visto una gemma. Qua bestemmierai molto, ti avviso già, perché. Sì, ma non so se la. Devi prendere. Non so se è la numero 1. E non lo so, però dovevi prenderla. Stiamo andando a prenderla. Non lo so se era la numero. Va bene, nel caso rifai il livello, però non credo che. L'avresti viste le gemme, no? Mi fa strano che è la numero 1. Io sto guardando, però mi fa strano se non. Però magari mi sbaglio. Prendi quella. Niente, devi entrare. E questo non è niente in confronto a uno degli ultimi livelli del gioco. Moulin, per te. Signore? Mi scusi, signore! Sono veri? Tutto bene, a parte la tosse. No? E qui come faccio? Hai sentito cos'è che ha detto? Sono veri, madre. Sì. Ah, ecco. Devi andare a sinistra. Sì, non devi sempre andare... Ah vabbè, ci puoi passare volendo su. Ma devi andare a sinistra, mi sa, ok. Mi sa che forse non ho saltato. Ma meglio dico, non salto.
Col pentano sei donna. In che senso? Addio alle palle di pelle. Ma non salta! Quindi Tauna ha deciso di aprire una catena di cordelli. Sì, quella fidanzata di Crash di Spiro di Crash 1. Bella vita che fa compi. Cosa ha scritto Hermes? Hermes. Questo. E leggi. No, un gioco leggo. Mannaggia la puttana. Bella vita che fa compi in strike. Sprighi che non sa giocare. Ma sei zitto. Mannaggia. Ma perché sta compi. Ma perché sta compi in stripe? Sì, e quello è guidare per piacere. Prima di sfidare Obsidian. Farai i conti anche con me. Ma secondo me hai saltato sicuramente qualcosa all'inizio. Mi fa troppo strano. Allora, mi ricordo che c'è una gemma rosa. Bello quando sei già una palla. Quando sei la palla di neve. Che è un riferimento a Crash 2, ovviamente. Però mi ricordo di questa cosa. E non salta, brutta merda. Perché devi saltare dopo, non prima. E dopo, guarda. Ma poi devi attivare. Ma poi devi attivare la piattaforma. E dove? E se tu premi. Se attivi quel pulsante verde, si allunga la piattaforma e salti meglio. Come fatto? Ma. Mamma mia, Domi, però ti giuro. E mo non puoi più tornare indietro, giustamente, perché. No, no, posso. Perché non. Mamma mia, ti giuro, credimi. Ok, preso. Però. Però. Vabbè dai, non dico niente. Ti ho zitto, dove fa solo lamentarsi. Ma ci credo, vedo certe cose che mi fanno rabbrividire. Allora posso dire anch'io di lei. Lo so, e ti do anche ragione, quello che dovresti fare tu con me. Comunque a Cortex ci piace a pecorina. No. Si sbrighi, lei non sa giocare. C'è la tigre. Quante te ne mancano? No, una c'è alla fine. Una c'è quando ti trasformi in palla di neve. Io non sono palla di neve. No, è là sopra! È là sopra il tubo, la penultima. Dov'è il tubo? E l'hai preso. Eh no, non l'hai preso. L'hai preso sopra il tubo? Sì. Ma l'ultima la prendi alla fine. La prendi quando sei una palla di neve. Non ti preoccupare. E allora una l'hai saltata. Ah, una l'ho presa. Quella rosa, l'ultima. Sì. Ne hai saltata una, mi dispiace. Lo devo rifare, come lo faccio di nuovo? Devi tornare indietro. Ok, ma dove? Non sono mai stato. Che cazzo fai, fermo lì? E ora c'è il filmato prima, poi ti spiego. Oh, tesoro, è fantastico. Ok, adesso. Filmato. L'ho finito. E io sono ancora che vedo il livello. C'è Dingo Dile. Ma dimmi cosa devo fare per tornare indietro. Ma l'hai vista Dingo Dile? L'ho visto, porca troia, cannone. Allora adesso devi tornare indietro, al posto di andare avanti nel livello del ghiaccio, se vai verso sinistra trovi una grotta, sì. Facendo quella grotta torni indietro nel primo livello e tu devi entrare nella grotta. Se vai avanti vai verso la nave è il prossimo livello. Ok, no, lagga pure gli altri, non capisco che cos'è Jump, la devo risolvere.
questa scena dove fa piacere ogni tanto. Il prossimo si vede solo nella storyboard. Jump in lag eccessivo o è sopportabile? È lag strano, si blocca e poi riparte, è un po' strano come lag. Non lo so cosa è dovuto, mi dispiace. Risolverò domani. Illa tigre! Sì, zitto. In questa scena dove funziona... Ah no, l'ho diletto. Berlusconi, che c'è? Ezio Crash. E guarda lì. Qui c'è la tigre. Peccato che questi giochi li hanno lasciati così senza una remastered. Sì. È vero. Ma tornate indietro, brutto stronzo. In che senso, scusa? Mi ha fatto tornare indietro. In che senso? Non devi andare là, devi andare dall'altra parte. Vedi, tu non sai neanche a cosa stai giocando. Giochi no, tanto per no. Giocare. Senti, sono morto e mi abbia... Vabbè, non parlo con te che è tanto inutile, che lei capisce cazzo per cucuzzi. Certo, sei tu che prendi la cucuzza e poi ti pigli una cosa. Luigi. Dai che domani è lunedì e lei torna a farsi rompere il culo, si sbriglia. Mannaggia la puttana. Poi ogni tanto ci sono dei momenti dove il lag non c'è più, dove si stabilizza. Lo so, Che cazzo sai te? Poi ti vai a buttare sulle nitro. Cosa fa? Ci sono cali di refrain, non capisco che cazzo. E mo per andare lì? Dove per me si immagina di giocare a Spirito ora che crash? Lì ce l'ha tu. Ora ci dovrebbe essere quella piattaforma che ti avevo detto all'inizio che ti porta in alto. Non devo andare in basso. Ma quale in basso che devi salire nel laboratorio? Poi? E poi vai di nuovo in quel livello! Di nuovo lì. Questo è lo sì, sto gioco un po' sto gioco è un po' una cazzata perché Cortex era lì sbattuto sulla terra, sulla nebbia e ora c'è di nuovo lui. Misteriosa decima dimensione è lì che andiamo per lottare contro i gemelli cattivi e rubargli le ricchezze e ripristinare l'ordine naturale delle cose. Ma la live sta andando. No. Servono 6 cristalli del potere per compiere il salto e ne abbiamo. No, no, non lo sa, Jump, non ho nemmeno la voglia, ti prego. Stasera proprio non è abbastanza! Voglia. È tutto perduto! A meno che. E tu non hai mai voglia. Perdi qui! Vieni allo Psychetron. Ma lei è uno Psychetron. Stai zitto, non sai manco parlare. Ma dove devo andare? Mo, fa... Come dove devi andare? Dove sei andato finora? Si sbrighi. Non vuoi parlare così?
Ci fermiamo dopo sto livello. Di già. È solo le 11 e mezza. E non devi fare paperino, operazione papero per NES. Non lo so che. E non tossire! Mi confermate che leggete questo messaggio e non sto vedendo il video in ritardo? Cioè, lo sto leggendo adesso. No, Hermes, il ritardo c'è, ma solo in una persona presente nella live. Ma stia zitto, lei vuole difendersi, non lo so. Guardi che io le ho fatto fare un doppiaggio da Camillacci, non se lo scordi. Aspetta che c'è Camillacci. Giù, verso il mare, ti ho detto! La salvezza galleggia sul mare a... Keiho! Dobbiamo raggiungere la corazzata. Quindi ora c'ho solo una gemma da prendere. E dovrebbe essere subito all'inizio comunque. Tu guarda, tanto o è a sinistra o è a destra. Quelli sono i punti dove ci sono le gemme. Ma hai finito di premere start con la speranza che il filmato si salti? No. Che lei non capisce un cazzo. Ma vediamo di trovare le gemme. Dopo sto livello ci fermiamo, quindi. Ma stai zitto. Non tossire, cazzo. Se la tossi che fai? E dai, Cristo, eccola. Ho trovato la gemma. Pensa a quanto sto vedendo in ritardo, per me sei ancora al filmato. E non la prende. Cosa si dice? Come si torna? Che poi sei un falso, prima ti ho detto guarda a sinistra e tu, ho guardato e non c'era. Ma non il primo no. Certo. Ci abbiamo tutte le gemme, ora andiamo a finire il livello. No. Mi fa ridere Cortex. Con quella faccia. Con quella gonna corta. Mi fai girare la testa. Davvero? Ma lei che ne pensa che c'è Mimmo Cavallaro a Sanremo? Potrebbe esserci pure... c'è il Kibon. Certo. Sbrighi, speedrun. Cosa facciamo stasera? Sto pensando, ma cosa vorreste vedere? Io vorrei vedere il mio gioco Disney preferito. Quale? Harry Potter? Il Re Leone per il Super Nintendo. E l'ho già fatto. Sì, ma 47 anni fa non la cagava nessuno a quei tempi, non c'ero io. E fanno il Re Leone. Sì, però se... Sì, però? No, io vedo la live in ritardo, per me è iniziato ora il livello. Assassin's Creed per DS, dice Jumpy. Skull Monkeys, dice Jumpy. Non so, scegliete voi, ragazzi. Io ho intenzione di fare un gioco da finire come ho fatto con Aladdin. Allora io farei Elden Ring. Allora io farei allora io farei se poi allora io farei se voi c'avete dei giochi brevi che conoscete che li finiamo in un'ora, ditemelo. Io farei Elden Ring.
Quello ci vuole un secolo. E lei muore prima. Ma lei è un mio corpo. Ragazzi, ma... Ragazzi, ma... Cannola. Tanto... Sei proprio un mulinco. Signore? Mi scusi, signore! Sono vecchio. Elden Ring. Non è per chi. Si spulmò anche io ce l'ho, però... Non penso duri meno di un'ora. Di solito sti giochi SNES durano poco. Come Aladdin. Se ne sapete qualcuno. Antonio lo chiamavano Hopkins. Sì. E che cazzo fa? E come dovrei farcela? Qui c'è un boss o qualcosa da affrontare. Tanto c'è un boss o qualcosa da affrontare. No, niente. C'è un nuovo livello. Ok, quindi cambiamo spesso. Sì, sì. Ok. E ora ragazzi, giochi brevi. Non sono mai stato così umiliato. Nessun tesoro potrà mai lontanamente ricompensarmi. Un tesoro è fantastico. C'è Antonio Bombos. Sì. Forse che se non è più spiccicato. Tupac, Tupac, Tupac. Ok, quindi qui continueremo la prossima volta. Allora, facciamo una cosa. Io mo stacco un attimo. Diciamo che questa è la fine della live di questo gioco. Mo stacco un attimo di nuovo il cavo della connessione e vedo se riusciamo a risolverlo. Nel frattempo scrivete qui in chat se avete qualche gioco da portare che dura poco. A fra poco. Ciao. Mi senti? Sì. Perché salvi. Senti Tommy, vado un solo un secondo di subito e tu inizia pure. Va bene. Intanto salvo di stato. Perfetto, allora vediamo un po'.